Ciao a tutti qui da Abel FC. Se vi dico Ribéry alla Salernitana e David Luiz alla Lazio, beh, possono sembrare colpi da fantamercato se lo avessi detto qualche anno fa, ma ora entrambi i calciatori sembrano vicini alle due squadre di Serie A. Il francese è pronto ad accettare un'offerta da 1,5 milioni più bonus dalla neopromossa. E David Luiz vuole ancora un club europeo importante prima di tornare in Brasile e conosce già Sarri. I campani sembrano aver strappato Ribéry dai turchi del Karagümrük, che nel frattempo hanno ingaggiato in prestito dal Parma Karamo, con il giocatore che ha preferito la permanenza in Serie A. Vuole ancora dimostrare in un campionato importante il suo valore, la sua esperienza, le sue doti tecniche. Diciamo pure che con la Fiorentina non ha brillato più di tanto, ma potrebbe essere un acquisto interessante in casa salernitana per l'esperienza e doti tecniche, ma non mi convince proprio l'aspetto fisico, che potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverso tempo, perciò da valutare molto bene le sue condizioni fisiche. Ma i colpi ce l'ha ancora, se trova il ritmo giusto può aiutare la neopromossa a rimanere in A. Ma chiede secondo me un ingaggio molto pesante, 1,5 milioni. Invece in casa Lazio abbiamo David Luiz a parametro zero da mettere subito in campo a disposizione di Maurizio Sarri. Il centrale ai tempi del Chelsea è già stato allenato con profitto dal tecnico italiano e per questo vuole proprio di buon grado venire a giocare a Roma. Da parte del calciatore e del suo entourage sembrerebbe dunque esserci apertura totale nei confronti della destinazione capitolina, ma Tare non sembra convinto, visto le brutte prestazioni del giocatore nelle ultime stagioni, con un ingaggio comunque ancora importante. Ma il ragazzo ha ancora 34 anni, può rendere bene in Serie A e potrebbe essere un vero affare low cost per le prossime almeno due stagioni. Ha una grandissima esperienza internazionale e sembra fisicamente a posto. Ma tu che ne pensi di questi due calciatori in Serie A? Potrebbero fare ancora bene o sono acquisti inutili? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto, voglio sapere da parte vostra cosa ne pensate di questi due calciatori. Possono essere interessanti, possono rendere molto bene oppure saranno dei flop clamorosi di questo mercato strano di Serie A, di questo calciomercato degli svincolati. Mi raccomando, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!